Ahimè, come va? Benvenuti a tutti a questo nuovo video del canale. Per agosto, ondata di calore, ragazzuoli. Siamo in casa con il condizionatore acceso a 23 gradi in modalità deumidificatore, perché oggi ci sono arrivati, ragazzuoli, i pesci da Masterfish. Eccoci qui, allora siamo col pacco di Masterfish, ragazzi, lo andiamo a aprire adesso, lo vado ad aprire con voi perché non ho proprio idea di come siano gli animali, sono appena arrivati. Vediamo un po' come va la cosa. Tanto raga, un ballo ottimo, questo è ottimo per isolare il calore. Vediamo un po' dentro come va la cosa. Ricordo che fuori ci stanno 36 gradi. Primo pezzo di polistirolo tolto, viene tutto qui dentro. Adesso andiamo piano piano ad aprire a vedere un attimo cosa c'è. Mi sembra che ci sia del ghiaccio, questo è per mantenere fresco il pacco appunto nel trasporto anche in agosto, perché ragazzi lavorano sempre. Ovviamente Masterfish è un'azienda tedesca e appunto spedisce in 24 ore, in verità anche meno, perché il pacco è partito ieri sera alle 5 di pomeriggio, è arrivato stamattina a mezzogiorno dalla Francia, perché anche se è un'azienda tedesca si appoggiano ad un centro di acclimatazione internazionale, perché si trova in Francia e fanno la spedizione direttamente dalla Francia. Ovviamente vi avvisano, vi dicono cosa, se sono disponibili gli animali che avete acquistato e quando siete anche voi disponibili per ricevere la spedizione. Quindi questo è anche un ottimo servizio quando si parla di animali vivi. Oltre questo abbiamo la garanzia dell'arrivo degli animali vivi. Se nel caso un animale nel nostro pacchetto che abbiamo ordinato dovesse risultare morto, possiamo andare appunto, diciamo, a reclamare diciamo questa morte del pesce. Ovviamente dovete contattare subito l'azienda, il pesce deve essere in busta, non può essere tolto dalla busta, devono vedere il pesce appunto dentro la busta chiusa, sigillata, come la mandano loro. E adesso lo andiamo a vedere, andiamo ad aprire, ragazzi. Come vedete vengono tutti chiusi in una busta anche scura. Adesso non è l'ottimale andare a dare fastidio ai pesci così, però per farveli vedere a voi che cosa abbiamo preso. Le buste vengono tutte in ossigeno, vediamo che cosa stiamo alzando qui, vediamo che cosa stiamo alzando qui, ed eccolo qui il primo, non so se lo vedete, ma abbiamo preso un bellissimo pesce pagliaccio Ocellaris, guardate com'è bello. Adesso lo andiamo a vedere meglio. Questo è il primo che sta in maniera ottima, lo appoggiamo un attimo qui per cacciare un po' tutto e vi faccio vedere anche come stanno gli animali. Qui ovviamente abbiamo una lumaca che abbiamo preso, dopo li vediamo nello specifico gli animali con calma, però come vedete vengono gli animali anche con del carbone attivo. Ok, qui abbiamo un piccolo questo, se non mi sbaglio, era un Sunrise Dotty Black, dove scrivo il nome scientifico a schermo. Andiamo ancora avanti, sembra stare in ottima forma pure lui, molto vispo, molto vivo. Qui dovremmo avere l'altro Ocellaris, abbiamo preso un Platinum, ragazzi, andiamo a vedere anche questo dopo. Ah, fortunatamente in questo periodo c'era un'offerta che ci includevano alcuni gasteropodi, e quindi ci hanno inviato i gasteropodi per poi andarli a mettere in vasca. Questo ovviamente mi è venuto anche con un altro pacchetto, che è questo qui, dove appunto arrivano gli animali tutti separati nelle loro buste. Oltre a questo ci dovrebbe essere il kit di acclimatazione con le istruzioni che ci dà Masterfish per fare l'acclimatazione. Adesso ci mettiamo comodi e andiamo a fare l'acclimatazione stesso qui.
Bene ragazzi, allora riposizionate tutti i pacchetti qui come vedete. Andiamo un attimo anche ad accendere la luce in zampo, così abbiamo più luce, vediamo un po' meglio tutto. Ok, eccoci qui. E ragazzi, stavo aprendo la guida di acclimatazione che ci manda Masterfish con gli animali. La guida ovviamente ce l'abbiamo qui, molto semplice, tutto quello che c'è scritto di come fare l'acclimatazione, scusate, in tante lingue diverse. A noi ci interessa l'italiano ovviamente, e ce l'abbiamo qui la pagina 7. Oltre appunto alla garanzia del vivo e ad avere degli animali che sono in salute e soprattutto che sono allevati, questi tutti gli animali che ho preso io sono animali allevati e non selvatici. E qui abbiamo tutta la scaletta di acclimatazione, dove appunto ci danno anche il tubo e le varie, diciamo, i vari accessori per andare a fare l'acclimatazione. Ci mettiamo comodi e facciamo l'acclimatazione. Benissimo ragazzi, allora acclimatazione in corso, e mentre attendiamo questa acclimatazione ci mangiamo due dolcetti che ci mandano. Siamo quasi a fine acclimatazione, manca ancora un po' di tempo, però volevo far vedere una cosa importantissima che secondo me ci viene utile in questi casi, invece di doverci organizzarci noi con sacchetti, sacchettini, appunto tutto. Il sistema di acclimatazione che ci hanno è molto semplice, molto buono, soprattutto ci evita questo, che noi possiamo mettere le buste e stare tranquilli che qualsiasi perdita d'acqua resti qui dentro e non vada da nessuna parte, soprattutto se avete parchi a terra non sia mai. Quindi possiamo essere tranquilli che appunto facciamo l'acclimatazione proprio nel box e non abbiamo nessuna perdita d'acqua. Se dovesse cadere un po' d'acqua resta qui e non fa nulla. E adesso aspettiamo un altro po' e li mettiamo dentro. Vi voglio far vedere la parte superiore come va installata, con la ventosa giustamente dentro, l'acqua entra nel tubo e ce l'abbiamo qui lì, ovviamente. Eccoci qui ragazzi, secondo giorno dall'arrivo dei pesci. Come vedete lei, sì ragazzi, molto probabilmente è una femminuccia, lei è molto attiva. Lì abbiamo il maschietto, molto probabilmente, che dai comportamenti che hanno credo che sia quello un maschietto e questa è una femminuccia, un po' più timidino, però va tutto diciamo in maniera regolare. Qui sotto abbiamo il Flavivertex, se ve lo riesco a far vedere, anche se sarà un po' difficile beccarlo. Eccolo lì, sta qui sotto, già sta prendendo colorazione blu e gialla, quindi ottimo. Ha mangiato anche lui, ovviamente paguri e lumache che abbiamo preso stanno già eliminando tutte quelle piccole patinette algali che avevamo in vasca. Qui invece abbiamo la protagonista che va avanti e indietro. Come dicevo, abbiamo alimentato gli animali con questo piccolo pacchettino di alimentazione che ci invia
sempre Masterfish insieme al kit di alimentazione, sono dei pellet, abbiamo alimentato con questo, poi passeremo a scaglie ovviamente anche nell'alimentatore automatico e gestiremo l'alimentatore automatico in maniera ottimale, cercheremo di gestirlo, sapete com'è un po' con l'alimentazione automatica, può dare un po' di problemi. E ovviamente poi vedremo tutto quello che riguarda anche per l'alimentazione con congelato e vivo. E nada más, gente, come dico sempre, spero che questo video vi sia stato utile. Approfittate dello sconto del 10% che c'è, che con queste ditte è difficile a volte ricevere degli sconti, quindi sono contento se riuscite appunto a prendere i pesci che volete a un prezzo minore. Nada más, gente, come dico sempre, spero che questo video vi sia stato utile e ci vediamo al prossimo video. Ah!